Hai bisogno di spedire uno più pacchi in Italia o all'estero? Rivolgiti a Keypoint. Keypoint, più che spedire. Cade da un'impalcatura nella stazione centrale di Benevento, muore un operaio 58enne. Crisi a Palazzo Mosti, Mortaruolo, necessaria una discussione in consiglio comunale. A Benevento, prima tappa della settimana contro bullismo e cyberbullismo. Trottabus, al via nuove corse autobus per il centro commerciale I Sanniti. Un operaio è morto dopo essere caduto da un'impalcatura alta circa 4 metri mentre lavorava in un cantiere all'interno della stazione ferroviaria centrale di Benevento. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118. L'operaio, un 58enne di Napoli, è deceduto all'istante in seguito al violento impatto al suolo. L'UGL è vicina alla famiglia dell'operaio che ha perso la vita sul posto di lavoro, un'ennesima tragedia che poteva essere evitata, lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, segretario generale della UGL, commentando la morte dell'operaio 58enne. In tal senso continua il tour dell'UGL, lavorare per vivere, volto a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sul triste fenomeno delle morti bianche. Domenica mattina le dimissioni da sindaco della città di Benevento da parte di Clemente Mastella, che ora avrà 20 giorni per decidere se ritirarle oppure tirare dritto verso le nuove elezioni, ricandidandosi alla guida della città. Mastella ha confermato alla redazione di TV7 che non si è dimesso da primo cittadino per candidarsi alla regione. Ricordiamo che nel mese di maggio si andrà al voto per il rinnovo del consiglio regionale della Campania. Il consigliere regionale del PD, Mino Mortaruolo, ai microfoni di TV7 è intervenuto sulle dimissioni presentate dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Per l'esponente del PD, la crisi che si è aperta a Palazzo Mosti merita un approfondimento ed un chiarimento in un'apposita seduta in consiglio comunale dedicata al tema. Ascoltiamo Mino Mortaruolo, intervistato da Alfredo Salzano. Credo che sia il segretario e la segreteria provinciale, sia quella cittadina, siano stati molto molto chiari sul punto, quindi da dirigente di partito credo che bisogna far così e bisogna ripartire da quelle che erano le loro parole. C'è stata una richiesta di consiglio comunale, credo che sia giusto e doveroso affrontare in consiglio comunale l'intera vicenda e chiaramente tutto passa anche per la responsabilità dei singoli consiglieri, di quelli che sono i gruppi e di quelle che saranno e sono le articolazioni. Quindi credo che nella chiarezza totale ognuno debba prendersi la responsabilità e portare avanti il proprio punto di vista in maniera determinata. Credo che il partito lo abbia fatto nelle scorse ore attraverso sia Carmine Valentino sia Giovanni De Lorenzo e credo che lavoreremo nelle prossime ore a cominciare da obiettivi importanti che si erano dati. Il Sannio ha ospitato la prima tappa della settimana contro il cyberbullismo promossa dall'Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Campania in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. Scenario la centralissima Piazza Risorgimento, dove è stato allestito un mega track mobile che ha ospitato al suo interno gli istituti scolastici e le associazioni attive sul tema. TV7 ha incontrato l'assessore alle Pari Opportunità, Chiara Marciani. Ascoltiamo l'intervista realizzata da Alfredo Salzano. Abbiamo voluto sperimentare questa modalità innovativa per parlare ai ragazzi e ragazze della nostra regione con questo TIR, immaginando che dei piccoli incontri tematici possano essere più efficaci e quindi magari trasmettere e lasciare qualcosa. Abbiamo la collaborazione anche di psicologhe del territorio e della Commissione Pari Opportunità dell'Ordine dei Giornalisti che in questi laboratori affronta il tema anche dell'importanza delle parole, quindi soprattutto pensando non al bullismo ma anche al cyberbullismo, di come molto spesso non pensiamo a quello che può essere il reale significato delle parole sui social e quindi creare in ogni scuola, in ogni ambito delle sentinelle che poi durante tutto l'anno saranno coloro che presteranno magari particolare attenzione al corretto utilizzo delle parole in quello che scrivono. Ecco, all'interno di questa struttura che cosa c'è? Vengono organizzati degli incontri, non so, anche one to one con le persone che hanno bisogno anche di segnalare problematiche come queste? Sì, assolutamente questo e poi appunto
appunto ci sono gruppi di massimo 40 persone che affrontano con queste operatrici, questi operatori e le psicologhe eventualmente tematiche di, come dire, scatenando e provocando anche una discussione, facendo raccontare quelle che possono essere le loro esperienze, e poi in maniera anonima a tutti i ragazzi verrà chiesto di utilizzare, di compilare un questionario in modo tale che il comitato istituito dalla nostra legge regionale sul bullismo possa avere anche dei dati e immaginare quelli che possano essere anche interventi futuri per il contrasto di queste due tematiche. Sono partite le nuove corse organizzate dalla Trottabus al servizio del centro commerciale Sanniti di Benevento. Si amplia dunque il piano del trasporto pubblico locale a vantaggio dei cittadini, che potranno contare su un servizio puntuale e di qualità. TV7 ha incontrato Genesio De Luca, responsabile della mobilità cittadina della Trottabus, che ci ha presentato le novità. Questo è un servizio ovviamente voluto fortemente dall'amministrazione Mastella, perché ovviamente era giusto che la cittadinanza raggiungesse anche non solo con la macchina ma anche con i mezzi pubblici praticamente i centri commerciali. Quindi praticamente è un servizio che attraversa tutta la città, attraverso i Non Libertà, attraverso Piazza Orsini, Stazione Centrale e viene ai Sanniti. È un servizio che parte oggi, i capolinea dei Sanniti li abbiamo proprio all'interno dei Sanniti, quindi è molto comodo arrivarci anche per quanto riguarda persone handicappate, persone che non hanno la possibilità, diciamo, di venire così e quindi di utilizzare i mezzi idonei. Abbiamo la possibilità praticamente di attingere i biglietti, ai ticket all'interno dei centri commerciali, c'è il tabacchino che è fornito dei ticket, quindi è un servizio, ovviamente è una fase iniziale, mano a mano faremo eventuali accorgimenti. Ovviamente un ringraziamento va anche all'azienda Trotta che si è resa disponibile a questa richiesta del Comune. Dobbiamo soltanto attendere adesso per evitare un po' il traffico privato, che diciamo Benevento ha anche i suoi punti, i picchi massimi, di utilizzare un po' più il mezzo pubblico per alleggerire un po' sia l'inquinamento che sia il traffico privato. Ecco, precisiamo che siamo in una fase sperimentale questa qui, sì. Perché si verificheranno tutta una serie di cose in orari di punto, come diceva lei. Soprattutto che ci sia sempre spazio per poter effettuare le manovre opportune per i mezzi? Devo dire la verità, praticamente abbiamo avuto una continua interlocuzione sia con i responsabili dei Sanniti che i responsabili delle Clerc, e ci hanno veramente messi a disposizione addirittura i Sanniti, pure delle guardie giurate praticamente, che non fanno parcheggiare dove devono transitare gli autobus, ai Sanniti praticamente, alle Clerc ovviamente la stessa cosa. Quindi abbiamo fatto una grossa interlocuzione con i proprietari delle due strutture commerciali. Ovviamente se ci sta nei momenti di difficoltà, nei momenti di maggiore affluenza, ci sta qualche rettifica da fare, l'azienda Trotta è disponibilissima insieme al Comune di fare queste rettifiche praticamente a favore dell'utenza ovviamente. Ha ripreso conoscenza la maestra trentenne trasportata da Beneventi nell'isoccorso dall'ospedale San Pio all'ospedale Cotugno di Napoli, dopo la diagnosi dei sanitari di meningite batterica di 10 giorni fa, uscita dal coma da cui era già stata estubata qualche giorno fa, poiché aveva ripreso a respirare autonomamente, ha ripreso i sensi ed ha interagito coscientemente con il personale medico. L'attacco al cervello non ha riportato lesioni, dunque non ci sono neanche danni cerebrali. Resterà nel capoluogo campano ancora per qualche tempo per controlli e per una totale ripresa delle funzioni respiratorie e vitali, necessiterà poi di un periodo di riposo prima di tornare al lavoro. Un caso che è stato isolato sin da subito e che non ha creato epidemie o pericoli di contagio. La locale sanità infatti ha attivato sin da subito le profilassi preventive di controllo sui familiari e sui 16 alunni della maestra d'asilo, con esiti tutti negativi. Una brutta avventura che sembra andare verso il lieto fine. Cinzia Mastantuono e Pasquale Orlando saranno i rappresentanti di Italia Viva nel Sannio per volere del leader Matteo Renzi. Mastantuono è un'imprenditrice nel settore delle tecnologie ecocompatibili, appassionata di politica da sempre. Orlando è impegnato nel sociale ed è tra i dirigenti delle ACLI regionali e nazionali, due figure di spicco del territorio designate da Renzi per sostenere la sua candidatura nel Sannio. Orlando coordinerà Italia Viva accostando alle sue capacità quelle umane e professionali della Mastantuono nelle amministrazioni e nelle regionali.
Allerta meteo della Protezione Civile regionale su tutta la Campania per venti forti da nord-ovest a partire dalle 16 fino alle 16 di giovedì 6 febbraio. I venti interesseranno dapprima la fascia costiera per poi estendersi alle aree interne. La Protezione Civile segnala anche locali raffiche e mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Si raccomanda alle autorità competenti di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni del vento e del moto ondoso, nonché di attivare il monitoraggio del verde pubblico. Una 49enne di Benevento, invaghita dell'attore di fiction e soap opera Roberto Farnesi, è stata condannata dal giudice per stalking nei confronti del noto volto della TV italiana. La donna infatti lo perseguitava continuamente sia sui social che di persona. Era addirittura arrivata a recarsi nel ristorante di proprietà di Farnesi a Pisa per conoscerlo dal vivo. L'attore aveva anche cominciato a fare uso di ansiolitici perché la donna era diventata opprimente tanto da creargli stati di ansia e tensione difficili da gestire senza psicofarmaci. Abbreviato in cui il giudice ha condannato la 49enne ad un anno di reclusione per il reato di stalking. Il centro commerciale Sanniti in via dei Longobardi organizza Aspettando il Carnevale dalle 16 alle 20, il 1 e 2 febbraio, spettacoli di animazione con creazioni di palloncini e zucchero filato per tutti. 8 e 9 febbraio, spettacoli di animazione con mascotte e creazioni di palloncini. Il 15 e 16 febbraio, pomeriggio creativo con area trucca bimbi e l'immancabile mascotte. Ti aspettiamo presso il centro commerciale Sanniti. Vivo come te! Sul circuito autorizzato Ticket One disponibili i biglietti d'ingresso per assistere alla gara Benevento-Pordenone. 24esima giornata di campionato Serie BKT, in programma sabato 15 febbraio alle ore 15 presso lo stadio Ciro Vigorito. Deca Mobili, arreda con passione, è in contrada Piano Cappelle a Benevento, www.decamobili.com. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.